voi si lasciano i bigliettini. Però voi non fate un po' come volevate, no? Assolutamente. Assolutamente. Fabio ci lascia 15, ci lasci 17. Autista di noleggio NSC. Da quanto tempo? 4 anni. E qual è il problema? Perché hai bisogno di striscia? Il problema è semplice, qui per andare a Fiumicino un trasferto da Fiumicino costa 50 euro e il portiere d'albergo se ne prende dai 15 ai 17. Quindi dovete pagare la cosiddetta stecca, la stecca al portiere d'albergo. Esatto. Sulle tratte lunghe invece? Sulle tratte lunghe tipo Civitavecchia loro fanno 150, 110 a noi e 40 a loro. Sempre tutto in nero? Tutto in nero. E tutto obbligatorio, cioè voi li dovete dare? Altrimenti non ti chiamano. E in quanti alberghi a Roma funziona così? Tutta Roma funziona così. Ci propone al primo albergo. Senti, te voi come fate? Come funziona Matteo? Un quarto, 34, metti a voi. La stecca vostra? Sì. Il portiere ha chiesto la stecca di 16 euro, vediamo come va in un secondo albergo. Tu, vicino, quanti facevi? Io 43 e 12. 3 e 12 per te. Sì. Qui la stecca è di 12 euro, andiamo in un altro... Trasferto da vicino a 40. 43, facciamo 43. 48, 15 per voi. Sì, poi tu c'è, vabbè, a volte io faccio 45, sono 12. Rimangono sempre per noi che... 30, 35. Non posso lasciare? No, non posso. Perché? Quanto vuoi? Serve dai 14 di chiamare. Mi sta bene. Basta dare la stecca più alta degli altri e loro ci chiamano, ma non è finita. Quale voti? Ci lasci 14. Va bene. Macchina più grossa, 55 a te. Fabio ci lascia 15, ci lasci 17. Va bene. Stava a decidere voi i prezzi, fra? Ma in pratica fate come c***o fare voi. E vabbè. Ma come c***o ci fa? E infatti. Andiamo a parlarci. Vogliamo sapere come funziona il servizio di noleggio con conducente. Viene dato dall'albergo? No. Voi non date il noleggio con conducente? No. Mai? No. Cioè non è che viene stabilito, che ne so, una cifra che deve arrivare a voi per far chiamare? Queste cose passano qua e... Però voi... Ci lasciano i bigliettini. Però voi non fate un po' come... c***o le pare, no? Assolutamente. Ci mancherebbe. Assolutamente. Ci lasci 17. Ma come c***o ci fa? E infatti. Non è una cosa, cioè, che facciamo... Di regola. Ah, di regola, ogni tanto però. Sì, può succedere. Può succedere, non di regola. Assolutamente. Facciamo che non succeda più, perché insomma. Va bene. È concorrenza sleale al tassista, sono soldi in nero che il cliente, che è quello che a noi interessa, è quello che invece rimette, perché paga di più anche il servizio. Va giusto? Bene. Propone anche in un quinto albergo. Senti, voi fate che mettere un vicino, ma chi fa? Noi 15. Civitavecchia? 140. Per voi? Per noi 140. Ma è assurdo, hanno un prezzario prestabilito. Andiamo subito a chiedere spiegazioni. Ma è vero questa diceria che gli autisti del noleggio con conducente sono costretti a pagare, a Roma si chiama così, al portiere o alle persone? Credo. Però succede, è vero? E voi in quest'albergo succede o non succede in quest'albergo? Anche in quest'albergo succede. È una roba che non si può chiedere. Non si può. Però lo facciamo. Qualche volta. Non è legale una cosa. Sì. Come si? Lo so. Però? No. Lo fanno tutti. Sembra veramente una prassi qui a Roma, almeno negli alberghi,
che noi abbiamo visitato, che i portieri d'albergo chiedano la stecca agli autisti del noleggio con conducente. E vi ricordo che questo è assolutamente fatto tutto in nero. Noi torneremo sicuramente a parlare di questo argomento. Per adesso questo è tutto, Max Laudadio per Striscia la Notizia, Roma. Voi. Mi lasciano i bigliettini. Però voi non fate un po' come c***o vi pare, no? Assolutamente. Assolutamente. Fabio, ce lascia 15, ce lasci 17. Però voi mi lasciano i bigliettini. Però voi non fate un po' come c***o vi pare, no? Assolutamente. Assolutamente. Fabio, ce lascia 15, ce lascia 17.